Siamo la squadra che ha avuto l'onore di ricevere la candidatura, miglior suono, al Davide Donatello 2020 per il film di Marco Bellocchio, Il Traditore. Io sono Gaetano Carito e ho partecipato al film in qualità di fonico di presa diretta, ruolo che ho condiviso con i colleghi Adriano Di Lorenzo ed Evandro Lima. Salve, io sono Adriano Di Lorenzo, il fonico di presa diretta di parte delle scene del film di Marco Bellocchio. Il compito del fonico di presa diretta è quello di registrare sul set i dialoghi e i suoni cercando di regalare al pubblico le emozioni che gli attori trasmettono con la loro performance e di registrare le atmosfere che lo circondano. E questo naturalmente nella maniera più reale e naturale possibile. Il mio nome è Pierpaolo Merafino e ho partecipato al Traditore come microfonista insieme a questa squadra che vedete qui nello schermo, che mi ha dato la possibilità di valorizzare il mio lavoro grazie alla loro esperienza. Oltre a loro ci sono stati anche due ragazzi che mi hanno aiutato qui in Italia come secondo microfonista, Roberto Ricciardi e Salvatore Tagliavia. In Brasile abbiamo avuto Daniel e Akira, altri due microfonisti. Sono molto orgoglioso di questo film, che è stato il frutto di tanto sforzo e sacrificio. È stato un film difficile, ma che ci ha dato grande soddisfazione ed è tra i migliori film che ho avuto la fortuna di fare. Sono Lilio Rosato, ho seguito e supervisionato il montaggio del suono di presa diretta a cui hanno collaborato altri due montatori, Gianluca Stazzi e Gianluca Carbonelli. Da sempre il cinema è il risultato del lavoro di squadra e Il Traditore ne è certamente l'espressione più esemplare e vivida. La professionalità e la sensibilità di tutte le persone che hanno partecipato alla realizzazione dell'immagine sonora del film hanno reso possibile un risultato di grande equilibrio sonoro tra il realismo della storia e la tensione narrativa della stessa. È stato davvero meraviglioso aver condiviso questo viaggio con tutta la squadra del suono. Ciao, sono Gianluca Basili, io mi sono occupato della colonna effetti sonori del film. Ho lavorato quindi all'integrazione dei suoni originali, cercando di rispettare già il lavoro fatto sul set e creando nuovi suoni per soddisfare le esigenze del regista. Tutto ciò è stato possibile anche grazie alla squadra dei miei soci, che sono Sergio Basili, che si è occupato della Foley, Antonio Tirinelli e Massimo Rocchi, un'altra piccola squadra nella filiera del suono di questo film. Ciao a tutti, sono Francesco Tumminello, fonico di Mix. Per il film Il Traditore ho cercato di valorizzare ogni singolo suono, da quello registrato sul set a quello ricreato in studio e alla musica. È stata una lavorazione complessa e stimolante, come lo è sempre quando si lavora con un regista del calibro di Marco. A nome di tutta la squadra vorrei ringraziare Marco Bellocchio e la Cavac Film per averci dato l'opportunità di dare il nostro contributo a questo meraviglioso film.